siamo incontrati come CISL col presidente Fico, è andato molto bene questo incontro. Abbiamo trovato una persona molto attenta ai temi del sociale, alle questioni che abbiamo posto e voglia anche di valorizzare il rapporto con le grandi organizzazioni sociali. Abbiamo rimarcato al Presidente quelle che per noi sono le priorità da affrontare nel nostro Paese, recuperando anche una proposta di legge sul fisco, per cui 2 anni fa come CISL avevamo promosso una raccolta di firme su presentazione di legge popolare. Un fisco che guardi innanzitutto alla famiglia, al reddito da lavoro e al reddito da pensione. Troppo pesante il fisco sulle buste paga dei lavoratori e nelle pensioni dei nostri pensionati e delle nostre pensionate. Va quindi fatta una riforma che guardi innanzitutto a rafforzare il reddito dei redditi medio-bassi, anche per far ripartire i consumi. Siamo in un paese dove il 75% delle nostre imprese produce per i consumi interni, quindi rafforzare le buste paga dei lavoratori e delle nostri pensionati anche attraverso una riforma fiscale che guardi innanzitutto a loro, significa dare lavoro alle tante imprese italiane che producono per i consumi interni. Quindi equità ma anche rafforzamento della nostra economia reale.